Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e come avevo detto nello scorso episodio, proprio alla fine ho mantenuto la promessa. Sono andato a curare i miei Pokémon, ho lasciato giù un Pokémon appunto nel box, ovvero quello Shelmet doppio che avevo catturato, ed ora abbiamo il posto libero per prenderci finalmente il nostro bel Crocroc. Guardatelo qui quanto è bello, con gli occhiali, adoro il fatto che gli abbiano messo gli occhiali. Comunque, prima di prenderlo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state credendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Crocroc, di Crocodile, se pensate che sia effettivamente il Pokémon più forte di Ash ad Unima, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che conoscete che potrebbero essere interessate a un videogioco di questo tipo, magari persone che da piccole guardavano il cartone animato dei Pokémon o giocavano a Pokémon e poi crescendo si sono allontanate. Detto ciò quindi, andiamo a prenderci questo bel Crocroc. Crocroc sembra che voglia venire con te. Vorresti prenderlo? Ma certo che sì. Ma certo che sì. E con Crocroc la nostra squadra per Unima è completa. Avremo Pinit, Tranquil che si evolverà in Unfeasant, Oshawott che non si evolverà mai, Livanni, Pikachu ovviamente, e Crocroc, livello 25. A fossa, come vediamo, ok, andiamo a vedere un po' com'è. Allora, natura modesta. Gli abbassa l'attacco e gli aumenta l'attacco speciale. Io ragazzi ve l'ho detto che sono sfigatissimo con le nature di questo gioco, sono sfigatissimo, ma ora abbiamo il potere delle mente, abbiamo il potere della menta, quindi le nature non ci spaventano più. Gli daremo immediatamente la menta Adamant per fargli avere invece l'attacco potenziato e l'attacco speciale depotenziato. Peccato che abbia un EV in attacco, e vabbè, che ci vogliamo fare? È andata così. Allora, questo Crocroc ha Crocodile, sì, Crocroc ha Fossa, Morso, Crunch, che sarebbe Sgranocchio, e Stonehenge. Allora, qua urge fare un po' di... e tiene ovviamente gli occhiali neri. Gli occhiali neri non li ricambieremo mai, per niente al mondo, ok? Lui si terrà gli occhiali neri per sempre, quelli sono suoi, un po' come gli occhiali neri di Squirtle, ecco per intenderci. Andiamo a fare un po' di management delle mosse di questo bel Crocodile, eh? Anzi Crocroc per ora. Mettiamogli ovviamente prima Earthquake al posto di Fossa, perché Fossa ti fa anche perdere tempo nei turni, non mi piace. Togliamoli e la mettiamo Earthquake. Poi, vediamo se possiamo insegnare qualcos'altro. A livello di attacco fisico, vediamo un po', se c'è qualcosa di interessante da mettergli. Forse Dragon Claw può impararlo? No, non può impararlo. Allora, diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata, non c'è problema. Ritorno non glielo metto. Brick Break forse può impararlo. Sì, ok, mettiamoli Brick Break per ora. Al posto di Bite, perché tanto ha già Sgranocchio. Quindi ha senso, non ha senso avere sia Morso che Sgranocchio. E poi credo basta. Rock Tomb al posto di Frana. No, ma lasciamo di Frana, dai. Aerosalto. No, 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 questo lo lasciamo lì. Non abbiamo molte MT fisiche, che possiamo dargli interessanti. Perché alla fine l'attacco di tipo terra ce l'ha. Rock Slide ce l'ha già. Poison Jab non penso che glielo voglia insegnare. Rock Smash nemmeno. Drill Pack forse? No, beh, Drill Pack sarebbe per Forbeck, quindi no, assolutamente non me l'ho confuso. O qualcos'altro. Air Slash no. Forse Ferrar Crash Claw, che è Tritartigli, magari non può impararlo. Niente. Credo basta allora. Non penso ci sia molto altro da insegnare. Steel Wing volendolo potremmo insegnare a Tranquil. Ma no, tipo acciaio non è che sia molto utile averlo come attacco, specialmente se non sei tu un tipo acciaio. Ok, a questo punto togliamoli, quindi non godi nemmeno del bonus stab. A questo punto quindi la nostra squadra è completa. Abbiamo anche sistemato un pochettino le mosse del buon Crocroc, magari mettiamoli anche in ordine un secondo. Facciamo così, ecco fatto. Tutti di quattro tipi diversi, ottimo. Queste due sfruttano entrambe il bonus stab, quindi fanno un bordello di male, fanno davvero tanto danno. E si può andare. Entriamo nella cava Pietraluce, mi sembra si chiami. Entriamo. Cherstone Cave, primo piano. Per adesso non utilizzerò il repellente. Ah, questo è una sorta di glow che hanno messo. Non utilizzerò il repellente per adesso, perché vediamo che Pokémon escono, appunto. Joltik non abbiamo. Ok, pure Intimidate. Oh, forte sto Crocroc, eh?
Diventerà effettivamente il Pokémon più forte di Unima. Il Minestrone riusciamo a prendere Joltik con la Velox Ball. Perfetto. Quindi abbiamo ora sia Joltik che Galvantula. Quindi la sua linea evolutiva è completa. Ecco fatto. Andiamo, prendiamoci questo strumentopolo. Attenzione, altro Pokémon selvatico. Ed è un Klink! Da prendere anche lui. Ecco, Klink tipo potrebbe essere. È simile come concept a Magnemite, per esempio, no? Cioè, questo è un ingranaggio, Magnemite era una calamita. Eppure trovo che Magnemite sia molto più ispirato di Klink, che è letteralmente un ingranaggio con degli occhiali. Con degli occhi, scusatemi. Un ingranaggio con degli occhi, vedete? È un ingranaggio. Cioè, non si capisce nemmeno cosa dovrebbe fare per muoversi, per attaccare. Cioè, è letteralmente un ingranaggio. Mentre Magnemite ha la cosa che è una calamita, però ha quel design lì particolare per cui vola, ha l'occhio al centro, ricorda un po' una sorta di alieno. Cioè, è diverso, no? Il fatto che sia solo semplice non è un malus. Anche perché poi abbiamo Clang, che è la sua evoluzione di Klink, che è semplicemente un ingranaggio in più. E anche qui anche Magnemite, no? E sono tre Magnemite fusi insieme. È vero, non è proprio tutta stagionata, però. A livello di design dà qualcosa in più di Clang, che è letteralmente Clink con sullo sfondo un ingranaggio più grosso. Capite? Allora, andiamo di breccia. Vediamo di indebolirlo un po'. Ah, ha provato a usare Charge Beam. E ovviamente non ha effetto su di noi, ti sta bene. Ok, si aumenta di molto la velocità, ma noi adesso proviamo a catturarlo con una Ultra Ball. Ecco, qui vieni Clang, vieni da papà. Attenzione, esce, discharge, non ha effetto e si gode. Preso. Buono, buono, buono. Ora ci manca solo l'ultimo stadio di Klink e Klang, che chissà come si chiameranno, Klink Klang. Va bene. Allora, proseguiamo. Gli abbiamo scienziato un po' il Requieto, che passeggia. Abbiamo un altro Klink, che in caso possiamo fare tranquillamente fuga. Non è un problema. Ecco qua. Allora, dove andiamo? Prima a nord o prima a destra? Andiamo prima a nord. Sinceramente non mi ricordo quale sia il percorso principale e quale quello secondario, quindi vediamo un po' dove ci porta il vento. Dai, fammi fuggire. Grazie. E andiamo a sfidare il primo allenatore con Croporok. Hai dei Pokémon di tipo elettro? Ci chiede questo scienziato. Chissà per quale motivo. Ronald McDonald. Ardori, via. Klink. Klink che spero non abbia levitazione. Vediamo se ce l'ha. Ok, non ce l'ha. Si prende un Earthquake in faccia. Ok, poi si prende una Brick Break. Una breccia. Ah, è vero, non gli ho dato la menta. Vero, devo dargli la menta, assolutamente. Shame. Mi sembra strano. Togliesse così poco. Ecco qua. Andiamo a dargli la menta assolutamente. Ne ho comprate un po' di più di Adamant e di Modest. Eccoli qua che saranno le nature che useremo di più in assoluto. Diamo la Croporok. Assolutamente sì. E diamo un'occhiata ora a come sono cambiate le sue statistiche. Sono curioso. Infatti ora 51 di attacco fisico e 31 di attacco speciale, come è giusto che sia. Ok, proseguiamo. Allora, qui c'è uno strumento, direi di prenderlo subito. Un altro Klink. Io continuo a tenere i Pokémon selvatici finché poi non mi accorgo che effettivamente sono sempre gli stessi e allora metto un repellente. Però potrebbero magari esserci qualche Pokémon raro che qui non abbiamo ancora trovato. Strumentino? Strumentino? No, niente. Allora scendiamo. Joltik. Bellissimo Joltik. Mi piace davvero tanto come Pokémon. Ecco, questo è un Pokémon che starebbe benissimo, per esempio, nella prima generazione. Sia Joltik che Galvantula. Klink. Fuga. Ok, qui quindi abbiamo solo uno strumento. Andiamo a prenderlo e andiamo a sfidare lo scienziato per poi tornare indietro. Klang. Ok, mi sa che sono. Sa che sono solo sti Pokémon, eh. Allora, sfidiamo lo scienziato. Un nuovo allenatore? Assolutamente sì, sono nuovo.
Ho iniziato proprio l'altro ieri, capito Naoko? Non ho mai fatto lotte con i Pokémon. Ora vediamo come cambia il danno che gli abbiamo dato la natura giusta, Earthquake. Con la natura giusta abbiamo shottato un Klink che è di 3 livelli superiore a quello che prima non abbiamo nemmeno ucciso. Revitalizzante. Perfetto. Proseguiamo. Altro Joltik. Fuga. E l'animazione della prepotenza ti fa perdere un po' di tempo ogni volta. Oh! Attenzione, c'era allora un Pokémon raro che non avevamo trovato, eh? Il buon Druddigon, o Draddigon, che dir si voglia. Andiamo di Quick Ball. Non se riusciamo a prenderlo in un colpo, sarebbe un bel colpaccio per il Living Dex prendere Druddigon subito. Porco cane, invece è uscito. Mannaggia lui. Allora, cosa possiamo fare? Stone Edge. Super efficace. No, normalmente efficace. Azza. Vabbè, buttali altri colpi. Minchia, ma che danni. Vabbè, ha sculato, ha fatto un brutto colpo. Ha sculato totalmente. Andiamo con Tranquil, che può fare un po' di danno bello cheap con attacco rapido. Ok, perfetto, pelle di vetro. Mi colpisce. E poi proviamo a prenderlo. Allora, la Scuro Ball dovrebbe funzionare bene qui dentro. Siamo in una grotta. Pur essendo tipo mega illuminata dalle pietre lucenti, dovrebbe comunque funzionare bene. Dai, mannaggia il Druddigon. Andiamo di Dusk Ball. Dai, ancora. Entra in questa ball. Oh, ho preso. Buono, buono, buono. Peccato che il Krokorok non prenda punti esperienza. Però se li prende tutti Tranquil, che va bene comunque. Pokémon Cava. Cosa? tipo drago, ovviamente. E Tranquil si evolve proprio grazie alla cattura di Druddigon. Quindi arriviamo ad avere anche la forma definitiva. No, non definitiva, è vero. Anche Krokorok si deve ancora evolvere. Giustamente. Ecco, Amphizant è praticamente un fagiano. Non è altro che un fagiano. E è uno dei Pokémon che mi piace di meno a livello estetico degli uccelli regionali, diciamo. Cioè, in confronto a Pidgeot, a Staravia, anzi Staraptor, scusatemi. Cioè, molto peggio, molto, molto peggio. Poi Swellow. Swellow comunque più bello, secondo me. Swellow è più bello di Amphizant. Per adesso Amphizant è peggiore. Poi Talonflame è infinitamente più figo di Amphizant. Mi sa che è proprio peggiore Amphizant. Allora, io stavo andando a cercare il revitalizzante. Eccolo qui. E una super pozione. Vai. Ok, già che ci siamo tiriamo anche un bel save, dato che mi sa che abbiamo catturato un Pokémon raro. E quindi si prosegue. Allora, qui penso si vada avanti, forse. Ah, così, da rarissimo uscire 350 volte. Fuga? Ok, possiamo fuggire, buono. Vediamo un po' cosa c'è di qui. C'è uno strumento, un'iperpozione. Tu? Cosa vuoi? Prepare to meet your doom. Attenzione, preparati a incontrare il tuo incubo. Anzi, no, doom sarebbe la tua fine, forse. Ok, Wishmicot tipo erba. Non è proprio il massimo da affrontare con Krokorok, quindi mandiamo Amphizant e proviamolo. Questo nuovo fagianone. Mi avevo usato tipo folletto, tra l'altro, quell'attacco mi avrebbe forse shottato. Andiamo di assalto. Ah, ti fa parecchio male, eh? Andiamo per l'attacco rapido. Croco tocca a livello 27, ottimo. Tortuga. Tortuga tipo acqua. Quindi mandiamo Livanie. Belli i fossili comunque di questa generazione, eh? Poi ripenso a quelli di Spada e Scudo e piango. Quanto facciano cagare quelli di Spada e Scudo. Attenzione, mi attacca con un attacco di tipo roccia, super efficace. Jeez. Jeez proprio, guarda. Andiamo a fare una vera super pozione sia ad Amphizant che a Livanni e tirerei un piccolo repellente. Che ne dite? Un super repel.
Niente di particolarmente importante, perché qui mi sa che si va avanti, quindi bisogna tornare indietro. Ah, beh, giustamente. Giustamente, se non metto davanti qualcuno di un po' più forte, questi continuano a uscire, no? Vediamo se riusciamo a tirarlo giù. Alla faccia del danno. Poi un bel break break. Ma questi sono punti di esperienza preziosi per Crocorok, dato che deve essere di livello abbastanza in fretta. Vediamo quanto è l'encounter ratio con il repellente così. Ah, non c'è nulla qui sopra. Ok, allora si scende. Allora si scende nelle scalette. Altro Clang. Quindi altri 600 e rotti punti esperienza per Crocorok. Andiamo di Earthquake. Tanto ha solo attacchi di tipo elettro, mi sa, sto Pokémon selvatico. Quindi a Crocorok non potrà mai fare nulla. Livello 28. A che livello si evolve Crocorok, che vi ricordiate? 30 qualcosa? Qui tra l'altro c'è un passaggio che non ho visto prima. Un ferro. Niente male. Potrei anche dare le vitamine effettivamente ora, eh? Ho delle vitamine da dare io in giro. Allora ho il calcio, che aumenta l'attacco speciale dei Pokémon. Potrei darlo ad Oshawott 1. Assolutamente sì. Poi HP Up. HP Up posso darlo... Ma Crocorok forse? Dai, andiamo a Crocorok. Poi vediamo un po'. Abbiamo la proteina, questa possiamo darla assolutamente a Crocorok. Così gli aumenta l'attacco. La difesa speciale invece vogliamo che ce l'abbia di più. Chi vogliamo che abbia più difesa speciale? Io direi Oshawott. Ed infine il ferro, la difesa. Lo diamo a Pinite. Ok. Ok, fatto. E già che ci siamo, già che ero lì, qua, fatemi spostare queste pozioni sopra. Ecco qua, così ci ritroviamo di nuovo qui sopra. E si prosegue. Siamo al piano sotterraneo. Don't be a failure to me. Non essere un fallimento. Contro Stoutland? Ok. Prepotenza contro prepotenza. Vediamo chi da... Aia. Playruff mi ha fatto malissimo. Ma Playruff è carineria? Contro Stoutland devo assolutamente cambiare Pokémon. Mandiamo Pinite. Ah, anche lui cambia? Anzi, anche lei cambia? Ah, ho fatto una cavolata. Cioè, gli è andata bene. Avessi messo dentro, non so, Livanni, sarebbe stata tutta altra cosa. Andiamo di Heat Crash comunque. Azz, è andato sottoterra. E allora andiamo di Unfezant per evitare la sua fossa. Belli questi allenatori che comunque switchano, usano strategie, ci sta, eh. Niente male, andiamo di Aerosalto, ti fa parecchio male, sì. Sgranocchio, fa male anche a noi. Però Unfezant porta a casa la pagnotta, guarda qua, via. Finite sale a livello 33. Stoutland di nuovo. Contro Stoutland io rimanderei Pinite. Mi ha rimesso di nuovo la dannata prepotenza. Ecco fatto, crepa. E poi prendi un bel lanciafiamme, così bruci. A Ferrossid, che culo, cos'è questo lanciafiamme? Danno 4 pere e addio. Lui è erbacciaio. Niente, Stoutland, prima o poi morirai. Inutile che continui a sostituirlo. Guardalo. Retaliate, mi ha shottato. Ma che culo però, ragazzi. Che culo. Che culo! Ma andiamo a Phreesant che deve salire di livello. E andiamo di attacco rapido. Perfetto! E abbiamo battuto anche Vic, anzi Vicky. Andiamo a curarci un po' i Pokémon che me le ha mezzi disintegrati questa allenatrice. Poi dobbiamo resuscitare di nuovo il tizio lì. Revive, finite. E andiamo di super pozione. Eccoci qui. E una pozioncina un po' a tutti, eh. Guarda qua. Non fa mai male. E si prosegue.
Dobbiamo andare via nord, credo. Credo che quella sia la strada più giusta, la strada corretta. Però noi andiamo prima nella zona immagino secondaria qui. Sigilyph! Non l'abbiamo ancora trovato. Pokémon orribile per quanto mi riguarda, ma ve l'ho già detto. Cosa ne penso di Sigilyph? Vediamo però di prenderlo, così da boxarlo e dimenticarci della sua esistenza per sempre. Dato che è pure uno stadio unico. Perfetto. Almeno lui non ha fatto storie nella cattura. Livello 29 per Crocroc. Ci sta che magari si evolve direttamente in questo episodio, se si evolve intorno al 30. Psicovolante. Ah, siamo ritornati qui al primo piano. Tu mi curi Pokémon? Sì, abbastanza inutile. Scendiamo un attimo qui e affrontiamo lui. Jared Leto, di nuovo. Ok, contro Arken. Andrei di Stone Edge. Che danno mi ha fatto? Ha pure missato Crocoro. Non va bene, Crocoro. Non va bene fare questa cosa. Ma andiamo in campo Oshawott. Fa ridere che Oshawott sia uno dei Pokémon più forti della mia squadra in questo momento. Fa molto ridere. Guarda lì che mattatore che è. E abbiamo battuto Jared. Prendiamoci questo magnete. Molto utile. Sfruttiamo ancora l'infermiera per i nostri porci comodi. E andiamo avanti. Bello grosso, oddio, bello grosso. Grossino questo dungeon comunque. Cioè, non male, abbastanza appagante. Beh, penso abbiano trasposto tipo in maniera 1-1 la cava pietraluce, no? Quella base. Told you could get away. Mi ricorda un po' la cava pietraluce base. Non so se l'abbiano davvero trasposta 1-1. Però mi ricorda un po'. Oh, Gigalith! Gigalith è bellino, dai. Sicuramente è bello di Boldore. E ha anche una faccia. Ecco, ho usato la combo, appunto. Amphizant, Crocroc, per poter usare Terremoto. E andremo poi di aerosalto su Mincino. Così che Mincino venga shottato. È riuscito comunque a tirare le comete. Ah, Smackdown. Ora se faccio terremoto vengo colpito. No, però se faccio volo. Andiamo di Earthquake su tutti e andiamo di volo così non becco il terremoto. Su chi? Vabbè, su Excadrill, dai. Niente, è morto. Excadrill è stato più veloce di tutti. Però si è beccato un bel terremoto in faccia. Allora, contro di loro rimanderei Oshawott e farei Surf, così da lavare via tutto. Lavare via anche il povero Crocroc, che non ha fatto nulla, però si beccherà il Surf in faccia. Oh, niente, ma quell'Excadrill è un mattatore, eh. Arriva Oshawott e, come vi dicevo, lava via tutti. Oshawott mette d'accordo tutti, è fortissimo. Oshawott a livello 36. Water Rush, Runaway. No, non puoi evolverti. Guarda, lo meriteresti un casino per quanto sei forte, ma non puoi evolverti. Ed ora devo anche tornare a curarmi dall'infermiera, tanto è qui dietro. Oh, stavo per dire, non ho nemmeno incontrato Pokémon selvatici, che culo. E invece... Infermiera, grazie. E beh, mi hanno ucciso sia Amphizant che Crocroc, quindi ci sta la curettina dall'infermiera, eh. E comunque non era una sfida semplicissima questa. Cioè, Excadrill è davvero un Pokémon forte. È anche figo da usare, tra l'altro. Molto bello. Uno dei Pokémon di quinta gen più belli, effettivamente. Excadrill. Qui mi sa che tireremo un altro repellente, eh. Tiriamo un bel repellentino. Usiamo questo qui debole, via. Vai, altro allenatore. Get ready to roll. Vai, rolliamo. Vai in campo Joltik, tipo coleottero elettro. Quindi da terra. Il terremoto se lo prende tutto in faccia.
Non è super efficace però, infame. Vai, terremoto di nuovo. Perché mi sembra che Terra sia poco efficace contro Coleoptero, se non sbaglio. Svubat, attenzione, Svubat è psico volante. Guardalo lì, andiamo di Crunch. Crunch vi ricordo che è potenziato anche dagli occhiali neri che tiene il nostro Krokorok, quindi fa dei danni clamorosi. Cioè è stab, è potenziato dagli occhiali e lo usa un Pokémon che ha un attacco fisico davvero alto, cioè meglio di così davvero non puoi chiedere. Ok, proseguiamo. Salve scienziato. Ah, qua si sono dimenticati di scrivere il dialogo, manco la punteggiatura hanno messo. Super Nerd Kit, ma nel campo Solosis. Che si prenderà un altro sgranocchio in faccia. Tutti i Pokémon tipo Psico non potranno mai fare niente contro la mia squadra, avendo Krokorok in campo. Gotita, altro Pokémon tipo Psico. Crunch. Così come quelli di tipo Spettro. Perfetto, proseguiamo. Unexpecting Subject. An Unexpecting Subject. No. Un soggetto inaspettato. Vai, affrontiamo il Scientist. Ma nel campo Clink. Andiamo di Earthquake. Perfetto, non ha levitazione, quindi addio. E abbiamo battuto anche Orville. Allora, qui possiamo andare o giù o in su. Non mi ricordo quale sia la strada principale. Credo che sia quella che va in su. Quindi per adesso andiamo in giù, ok? Vediamo un po' cosa si trova in questo secondo piano sotterraneo. Oh, hai viaggiato in profondità? Speriamo non troppo. Magari esce fuori un Balrog ora. Sarebbe figo però. Sarebbe fighissimo se uscisse un Balrog davvero. Voglio Earthquake. E poi una bella Brick Break. Ecco, come vedete Drillbur è molto più gestibile. Quando si evolve in Excadrill diventa davvero... troppo forte. Andiamo di Earthquake contro Zapstrike che lo shotterà. Ah, di poco, davvero? Così, cioè non l'ha shottato, che culo. Andiamo di Brick Break. Che culo che non l'abbia shottato, eh. Just be careful. Ah, ero solo preoccupata, che carina. Ok, andiamo. Continuiamo. Qui sotto c'è qualcosa? Il repellente è andato via, no, non mettiamolo di nuovo. Magari in questo secondo piano sotterraneo si trova qualche Pokémon nuovo. No, tu Clang, non stavo parlando con te. Via. Pussa via. Earthquake lo shotta, vediamo. Sì, godo. Così saliamo pure di livello, andiamo al 32. Sandstorm? No, grazie. Non ci interessa Sandstorm. Ed ora che è al 32, è praticamente in linea con gli altri membri della nostra squadra, manca solo un livellino. Qui sopra abbiamo due strumenti, un Lucky Egg, un altro Lucky Egg, buonissimo, e una Bright Powder. Bright Powder, se non sbaglio, si era data ad un Pokémon, aumentate, cioè diminuite la precisione del Pokémon che lo sta attaccando, quindi è molto buona in realtà. Fuga. Vediamo se appunto in questo piano escono dei Pokémon nuovi, o se sono i soliti degli altri. Oh, come l'ho detto, Cofagrigus, evoluzione di Yamask. Che è molto carino a livello di design, mi piace davvero tanto queste mani spettrali che escono dal sarcofago. Certe volte basta poco per rendere un Pokémon più interessante anche solo a livello di sprite. Cioè avessero messo Cofagrigus semplicemente senza le mani, ma solamente con il sarcofago con gli occhi, sarebbe stato molto meno interessante. Le mani, con le mani lì disegnate davvero con un colore in 448, lo rendono molto più figo. Salve. Don't interrupt me. Non interromperla, Cice. Ok. Non la interromperemo. Distruggeremo solamente i suoi poveri Pokémon. Andiamo di Crunch. Poi Ducklet. Contro Ducklet, tipo acqua volante. Manderei, tecnicamente sarebbe da mandare Pikachu, però mandiamo Oshawott.
Vediamo quanto danni facciamo con gelo raggio. Ok, normale. Va bene, va bene. Me lo aspettavo. Altro gelo raggio però. E poi un bel acquagetto. Lilligant, tipo erba. Andiamo a pignite. Bellino anche Lilligant, molto bello. Andiamo di Heat Crash. Abbiamo disintegrato quel povero fiore. Grrr. Attenzione. Cazzata. Un Pokémon si para dinanzi a noi. Ma mi sa che abbiamo trovato forse tutti i Pokémon in questa zona. Quindi metterò un repellente ora. Così da poter finire in scioltezza la cava Pietraluce qui. Bag. Un bel repellente. Dov'è che lo ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo qui sopra. Vai, Max Repel. Così stiamo a posto. Oh, MT57 Charge Beam. Niente male. Qui sopra forse c'è qualcosa di invisibile, ma non potrei. Non saprei dirvi dove. Torniamo su a questo punto. Abbiamo esplorato il piano inferiore. E come avevo intuito, il piano superiore invece è l'uscita della caverna, la parte buona, diciamo. Attenti a non cadere qui, perché altrimenti dovete rifare tutto. Questo magari è uno strumento invisibile, sì. Un elisir. Andiamo a sfidare lui. I live for these caves. Questo vive per queste caverne. Ma nel campo Boldore. Ecco, Boldore per me è davvero brutto. Molto meglio Gigalith. Earthquake. Buono che non abbia nemmeno vigore. Mi sta un po' più simpatico Boldore ora che non hai usato vigore. Gurdur, tipo lotta. Quindi Amphizant è tutto tuo. E il fagianone, guardalo qua. Andiamo di aerosalto, dovrebbe bastare e avanzare. Livello 34 per Amphizant, ottimo. Smell the damp air. Annusa l'aria umida, credo abbia detto. C'è qualcosa qui, sì. Un HP up invisibile, quindi prendetelo, mi raccomando. E infine abbiamo Iris, o Iris, che dir si voglia. Prepariamo davanti Oshawott, che se lei inizia ancora con Axew, gli tiriamo un bel georaggio nel culo. Allora, andiamo. Salve Iris. Che puoi credere alla taglia di questa caverna, alla grandezza sarebbe meglio di questa caverna. Non riesco nemmeno a trovare un tipo drago, invece l'abbiamo trovato Druddigon. Ah, siamo migliori. Meglio fare qualche allenamento leggero con te. Niente, io, Iris ci tratta proprio da pezzenti. Bella la musica però. Eccolo lì Axew. Ma com'è a livello 10, scusate, ma non allena nei suoi Pokémon? Non ne allena nei suoi Pokémon a quanto pare. Emolga, lasciamo Oshawott. Ah, Emolga a livello 30 invece, ok. Attrazione, mannaggia lui. Anzi a lei. In questo caso è anche molto più importante specificare il genere, dato che ho utilizzato attrazione. E Excadrill. Contro Excadrill. Proviamo Crocorock. Proviamo Crocorock contro il suo Excadrill, il suo cheat vivente. Ora, vabbè, ora penso che vada bene a livello di livello proprio di evolutivo. Cioè, oltre 32 penso si sia evoluto. Forse si evolve a 28, se non ricordo male. Drill Run non ci shotta. E noi invece con Earthquake quasi lo shottiamo. Sostituiamolo. Ora, provo a fare la predict. Provo a intuire che lui userà una mossa di tipo terra, quindi mando a Fizant che non dovrebbe essere colpito. Vediamo. Drill Run, infatti, è usato una mossa di tipo terra. E noi andiamo di aerosalto. Non è molto efficace, ma basta e avanza per distruggerlo. Oh, finalmente ci siamo liberati anche dalla tirannia dell'Excadrill di Iris, che ci ha sempre distrutto tutta la squadra. Oh, non ancora. Ti sconfiggerò un giorno. Sei solamente un ragazzino, dopo tutto. E tu cosa sei, cioè, una donna adulta, voglio dire. Eccoci arrivati a Mistralon City. Ponentopoli, mi sembra sia questa. Il nome in italiano. Andiamo a curarci qui al centro Pokémon. E andiamo a mettere in ordine i Pokémon che abbiamo catturato in questa parte. Allora, abbiamo Joltik, il numero 595. Ne abbiamo presi un po', eh. Niente male. 595, andiamo a metterlo qui insieme a Galvantula. E abbiamo completato, come vedete, la mia evolutiva.
Poi andiamo a prendere Clink 599. 599 quindi è qui. E gli mettiamo subito di fianco Clang. Ecco qua. Perfetto. Poi abbiamo preso Druddigon 621, stadio evolutivo unico. Quindi 24, 3, 2, 1, fa. Poi abbiamo preso Sigilyph 561. Quindi penso che tu sia qui perché 4, 3, 2, 1, sì. Perché c'è Yamask qui? Non è l'evoluzione di Yamask con Fagribus? Ho fatto un errore incredibile nel pensarlo. No, sì, giusto, giusto, 563. Allora è Yamask che è sbagliato. O Tortuga? Ah, è Tortuga che è sbagliato, ok. Tortuga, vieni qui. Bravo. Ok, tac. Allora dovrebbe essere giusti. 62, 63, 64. Sì, questi poi li devo fare evolvere. Trubbish prima o poi. Prenderemo Garbodor, che è la sua evoluzione dell'incredibile sacco della spazzatura. Dovremmo catturare un altro Crocoroc da mettergli qui. Ed infine un Crocodile. Però come vedete abbiamo già iniziato a completare un bel po' di roba di questo Pokédex. Niente male. Niente male davvero. Il nostro Swaddle continua ad essere missing in action. Quello che abbiamo catturato extra, diciamo. Bene dai, a questo punto riportiamoci qui. Usciamo dal box. E questa città, appunto, Ponentopoli, la esploreremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Firash, di Crocodile come Pokémon o di Crocroc, di dir si voglia, se vi è piaciuto anche nell'anime, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere e da quel Palpitoad buggato con quella lineetta lì sopra glitchata, è tutto. Al prossimo video!